Radio Radicale, siamo con Claudia Fusani, che è stata la prima a fare delle domande alla conferenza stampa della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Allora, lei è stata la prima, che idea si è fatta, poi è rimasta presente fino alla fine, che idea si è fatta di come la Meloni ha risposto alle domande, ne è uscita bene, è stata brava lei, sono stati. Guarda, io alla Meloni do 5 perché è stata 3 ore lì senza dire assolutamente niente. Quindi do 5 nel senso che comunque l'impegno fisico, visto che è stata male, bisogna riconoscerlo. Per il resto, appunto, non ha risposto a quasi nessuna delle domande. Ha risposto Sicura? a quelle. Ma sì, ha risposto a te. Però anche lì, rispondere dicendo mi rendo conto di questo problema. Mi rendo conto che c'è un problema delle carceri, mi rendo conto che c'è un problema delle persone che hanno subito arresti ingiusti, eccetera. Che vuol dire? Lo sappiamo, ci sono i dati annuali che escono, tu mi devi dare una soluzione. Allora, o se no dire è un tema e ce ne stiamo, cioè, pensiamo di fare questo. Se io le chiedo come le ho chiesto, dove pensa di trovare le risorse il prossimo anno, dove senza fare niente. Tra mantenimento delle misure di quest'anno e rispondere al nuovo patto di stabilità che dice, parla di un deficit dell'1%, di un taglio del deficit dell'1%, servono 32 miliardi, dove li prendi? Lei mi ha detto che è troppo presto per andarci a pensare e che comunque forse taglierà la spesa. La spesa, cioè, sul pistolero, il pistolero, vabbè, che cosa doveva dire? Ha detto che no, e beh, va bene, risposto giusto, mi pare il minimo sindacale, mi chiedo perché non l'abbiano ancora fatto questa cosa. Cioè, perché non abbiano ancora i propri viri di Fratelli d'Italia, non si sia ancora occupato di questa vicenda. Avrebbero dovuto già farlo. Poi ha parlato di responsabilità e che queste persone non responsabili sono. È grave che non siano responsabili, stanno in carichi pubblici. Vabbè, ok, vabbè. Dopodiché, a cosa ha risposto? Sull'immigrazione, il piano Mattei, che cos'è? Tu lo sai. È stato fatto un decreto che approva la cabina di regia, che ha un costo anche quella, però io non so cosa c'è dentro. Gli è stato chiesto, ma può essere più specifica? E lei dice no, non voglio esserlo qua. Un'altra Ha domanda è detto data. aspetto di l'approvazione del provvedimento, mi sembra di aver capito questo. Ho capito, ma è un anno ci parla del piano Mattei, ci puoi dare una sostanza a questo punto? Quindi tu la bocci dal punto di cioè di come Totalmente. totalmente. Non solo la boccio, mi scoccia molto che abbia usato la conferenza stampa di fine anno, di inizio anno, della stampa parlamentare, quindi è come un momento di propaganda totale. Questo mi dispiace moltissimo. Significa però che è anche brava, che ci. Allora, Ma infatti l'ho sì, dato no. 5 perché è stata lì 3 ore, ha parlato senza dire niente, però è la formula che non va bene, perché se tu non dai possibilità di replica al giornalista, 30 secondi per dire guardi, lei non mi ha convinto in questo e in quest'altro punto, è Tipo question inutile. time. E questo è un tema, secondo me la formula, quindi mettiamola in positivo, va cambiata la formula portando la formula del question time in Cioè, due Parlamento. minuti contati per le domande e 30 secondi per la No, ma replica. io per esempio. A me mi avevano fatto una testa così, mi raccomando, non essere lunga, non controreplicare, non fare. Quindi io mi sono attenuta, ho cronometrato 33 secondi di domanda, 33 secondi. Se tutti fanno così e lei a sua volta si tiene in 3 minuti di risposta, poi 30 secondi di controreplica abbiamo fatto, Chiarissimo. La polemica, l'ultima cosa, la polemica sulla legge Bavaglio, perché ho visto che ci sono stati alcuni giornalisti che sì. l'hanno. La polemica sulla legge Bavaglio, lei ecco lì ha dato una risposta che francamente non. Ecco perché anche Non è questo. il governo che l'ha Sì, fatto, non sì. è il governo, addirittura l'ha fatto il centro-sinistra, non lo so, francamente non mi ci sono. Costa. Sì, scusami, è stato Costa, ma io non sono d'accordo ovviamente con questa legge, così come non sono d'accordo con come dire, con quello stillicidio dell'uscita delle carte continuo, non sono d'accordo. Però che non si possa, fino all'udienza preliminare, che come sappiamo rispetto ai fatti arriva 2 anni dopo, che non si possa. Lei, Meloni, ha detto, la Presidente del Consiglio ha detto che noi comunque possiamo dare notizia del fatto. Ma che come fai a dare notizia del fatto se non hai i dettagli? E i dettagli ti possono venire soltanto da un'ordinanza. Quindi tu mi puoi dire di non pubblicare i nomi, non lo so, però non mi puoi dire che non può essere pubblicato niente, perché noi dell'inchiesta ANAS non avremmo saputo niente. Inchiesta ANAS, lei ha detto nessuno è Non c'è coinvolto. ancora in vigore la legge.
Sì, no, ma il sottosegretario Freni, con tutto il rispetto per lui, non è indagato. Però risulta anche lì un comportamento un po' curioso da parte del sottosegretario, no? Che è un membro della Lega, sottosegretario all'economia prima e sottosegretario all'economia adesso, non a caso è stato confermato. Poco, forse è il caso che ti poni una domanda e dire magari gli cambio posto, no? Appena, forse. Beh, se non emerge, non lo so, Allora, al solito, siamo lì, il profilo penale e il profilo etico-politico. Se è vero che comunque lui si era prodigato, no, figlio di Verdini, si era prodigato per fargli avere i biglietti alla Scala o no, tutte queste cose qua. Insomma, non è simpatico che un membro del governo chieda una cosa del genere a un privato cittadino, perché il biglietto alla Scala vai e te lo compri, se ti piace tanto te lo compri per tempo e magari risparmi anche un po'. Insomma, non lo so, è un comportamento, ecco. È un profilo etico che vabbè, non è penale. Sì, per carità, va bene, comunque sulla legge Bavaglio io ho qualche dubbio, ecco. Vabbè, vediamo. Grazie come sempre a Claudia Fusani.